Fra Torino e Atalanta un preciso 0-0 in una partita molto combattuta sul piano dell'impegno agonistico, ma desolantemente povera sotto quello tecnico. All'Atalanta premeva conquistare un punto per la sua pericolante situazione in classifica. Il Torino preferiva non rischiare Dossena ed aveva certamente il pensiero già volto alla prossima partita di Coppa UEFA. Poche le note di cronaca. Al 15° punizione di Junior, alza di testa Cravero, poi Longhi fischia una punizione a favore dei bergamaschi. Poi l'Atalanta a cercare l'affondo con un caparbio dribbling di Prandelli e con il tiro, ma la palla è sul fondo. Replicano i Granata, con questa azione Junior Kiftkomi, il risultato non cambia. Al 26° ci prova Cravero su invito di Ferri, provvidenziale la deviazione di Piotti. 32° punizione di Magrin, sfiora Stromberg in bella elevazione, pallone al lato. Al 10° della ripresa, intelligente suggerimento di Cravero per Francini, ma Piotti anticipa il terzino Granata. 15° pericoloso corner battuto da Limido con Coparoni attento a rimediare nuovamente in angolo. Al 22° ancora un preciso lancio di Cravero, stavolta per Junior, che tira sull'uscita del portiere. Fuori.